sé è come un mondo in cui lui è un giocatore e il mondo accanto a sé è tutto da esplorare. All'inizio potrebbe sentirsi un po' estraniato, un po' alienato, no? Però comunque riescono a vedere le cose in maniera diversa, che non è sbagliato rispetto agli altri, anzi secondo me è un modo migliore per vedere le cose. Per me si possono dividere in due categorie, quelli che sono, diciamo, gli elitari, i vittimisti, quelli lì che, diciamo, si considerano una cerchia stretta, che non vogliono, si sentono presi in giro, diciamo. Invece ci sono i nerd comuni, sono quelli che, come me, come loro, diciamo, si rapportano alle altre persone in maniera naturale. Il nerd generalmente nella società riesce a legarsi con altri nerd perché è più facile, perché ha discorsi con cui può interagire. Quando comunque scopri delle persone che condividono i tuoi stessi interessi, è una forza divina. C'è chi lo vede magari come, non so, cioè, diciamo, vede magari il mondo dei videogiochi, il fumetto, un posto in cui scappare. Magari per altri può anche essere un mondo in cui è normale come tutti gli altri. Sì, credo che si lavori molto con la fantasia, si vedano le cose molto, non lo so, in maniera diversa da come potrebbero essere nella realtà. Un nerd secondo me vede il mondo che lo circonda un po' triste, vorrebbe che assomigliasse più a quello in cui si rifugia. Un campo che si sta espandendo, quindi sempre alla fine c'è una mentalità molto più aperta rispetto anche agli altri anni, così. Dipende da persona a persona, ci sono quelle che stanno ossessionati per i fatti loro perché vivono nel mondo virtuale, ma ci sono, conosco anche gente che riesce a uscire, andare a feste tranquillamente. Si può cercare di scappare appunto dalla realtà per rifugiarsi in questo mondo ideale che magari il mondo reale che ha intorno a sé non gli piace, magari è troppo corrotto o troppo monotono. Secondo me rischia di diventare un po' alienante, nel senso che c'è il pericolo di perdersi molto di quello che c'è in giro perché ci si fossilizza su certe cose. Spesso e volentieri troppo serioso, un pochino oscuro, però insomma è anche la vita vera, quindi bisogna cercare di adattarsi.